Mister, si allunga la striscia di risultati utili consecutivi e il secondo pareggio di fila in casa, ma quanto fa rabbia vedere sfumare la vittoria a pochi minuti dalla fine? Ma sicuramente c'è grande rammarico, è stata una partita intensa contro comunque una squadra forte, nonostante qualche difficoltà l'avevamo portata dalla nostra parte, la percezione che avevamo era che potevamo condurla in maniera positiva sino alla fine, questo tiro sporco che è passato dentro la nostra area, loro hanno trovato il pareggio, dunque in questo momento sicuramente prevale il grande rammarico di non essere riusciti a vincere questa partita. Cosa le è piaciuto di più della sua squadra in questo 2-2 e cosa invece c'è da perfezionare ancora? Ma sicuramente dobbiamo fare delle cose meglio di come le abbiamo fatte oggi, dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia, della motivazione, non posso sicuramente dire niente ai miei ragazzi, sicuramente in questo momento siamo un po' meno brillanti in qualche scelta che andiamo a sviluppare, però mi è piaciuto il fatto che anche se siamo andati sotto, siamo rimasti in partita, siamo riusciti a ribaltarla e nonostante appunto qualche difficoltà che abbiamo avuto nel reparto difensivo, visto le defezioni di Lucioni e Dermacu, la squadra secondo me è stata bene in campo, riusciva a difendere bene, anzi avevamo la percezione che potevamo andare a chiudere la gara sul 3-1 e dunque in questo momento c'è grande rammarico perché in una partita dove sicuramente anche l'avversario ha fatto la sua parte, eravamo riusciti a portarla dalla nostra e dovevamo portarla a casa. Ecco, lo ha detto lei, le è piaciuto molto l'atteggiamento che si è visto nel rimontare il risultato, anche per come è arrivato il gol di Mancoso che ci ha creduto fino alla fine. Lei dalla panchina sprona sempre i suoi a crederci fino all'ultimo pallone. È forse stato un errore non aver chiuso prima la partita con la rete del 3-1? Ma in assoluto un gol di vantaggio è poco per pensare di aver chiuso una partita, questo ne abbiamo la consapevolezza sempre, e quello che è il rammarico è che se fosse stato un altro tipo di partita dove il Frosinone ti aveva schiacciato e non riuscivi a uscire dalla tua area, poter starci di poterla pareggiare, invece la percezione è che eravamo in controllo, facevano fatica a trovare soluzioni di gioco e quando ripartivamo eravamo pericolosi, c'è stata qualche possibilità per alimentare il vantaggio, sicuramente il rammarico di non aver trovato questo gol, anche se le premesse per poterlo andare a fare le abbiamo create e non siamo riusciti a finalizzare. Mister, siamo abituati a sentirla parlare, a commentare sempre la partita, il gioco dei suoi. Le chiedo però, quanto può aver condizionato il risultato della gara il rigore concesso sullo 0-0, che è sembrato anche molto generoso, e anche alcune scelte arbitrali? Ma non mi piace parlare dell'operato dell'arbitro, io a parte gli episodi fondamentalmente cerco di capire l'indirizzo e la direzione che dà l'arbitro alla gara, perché poi è facile parametrarsi e di conseguenza qualcosa lì secondo me si poteva fare meglio, un rigore che c'è e non c'è, che puoi avere a favore o non a favore può succedere, questo lo comprendo, ma ribadisco il fatto che è stata brava comunque la squadra in una difficoltà che si è venuta a creare quando la percezione che stavamo facendo la partita e che stavamo cercando di andare in vantaggio, prendere un gol su una situazione magari non chiara, è stato importante mantenere la lucidità, spingere e portare la partita dove volevamo noi, purtroppo l'abbiamo portata dove volevamo noi sino all'89esimo. Lei è stato costretto a delle sostituzioni forzate come quella di Lucioni e Dermacu. Come stanno e che cosa è successo? Ma Lucioni sta gestendo nell'ultimo periodo un problema al ginocchio che sembrava sotto controllo, probabilmente si è riacutizzato durante la partita e questo dolore non gli permetteva di rimanere in campo. E Dermacu sapevamo insomma che stava rientrando dopo l'infortunio muscolare e un altro tipo di problema e sapevo che magari non poteva reggermi tutta la partita, ha avuto dei crampi e di conseguenza non riusciva più a reggere, dunque ho cercato di adattare la squadra alle difficoltà e anche come poi hanno approcciato i ragazzi che sono rimasti in campo e quelli che sono entrati, ecco il rammarico, ecco, nonostante le difficoltà che avevamo avuto eravamo stati bravi a riportarla dove volevamo e purtroppo è mancato il guizzo finale per vincerla.
a dimostrazione del fatto che si tratta di un campionato molto equilibrato, le prime otto rimangono racchiuse in una manciata di punti, sono tutte lì, e martedì c'è il turno infrasettimanale con la Salernitana. Sì, ho sempre pensato che un primo step sicuramente sarà dopo il 4 gennaio, ma capire dove siamo e come ci siamo arrivati, e poi il campionato si va a delineare tra metà marzo e fine marzo per capire nel rush finale come sarà la situazione. Di conseguenza ne abbiamo la consapevolezza che sarà lunga, e dunque in questo momento sicuramente abbiamo alimentato la striscia positiva, ma prevale, come dicevo prima, il rammarico perché la stavamo vincendo, e c'è rammarico perché penso che complessivamente la meritavamo anche di portarla a casa.